L'episodio raccontato dall'attrice di Un posto al sole ha fatto preoccupare molto i fan, in un video, si è voluta sfogare con i followers. Un posto al sole è la soap opera più longeva della TV italiana. Trasmesso su Rai 3, la sua prima puntata è andata in onda nel 1996. Da allora, i telespettatori si sono affezionati parecchio ai protagonisti della serie seguendo con un crescente interesse le loro vicende. Oggi continua ad essere uno dei prodotti firmati Rai Fiction più amati e apprezzati dal pubblico, il quale, di recente, si è molto preoccupato dopo aver saputo quanto successo ad una delle protagoniste della soap. Le trame di Un posto al sole si differenziano dalle solite soap opera facendo riferimento ai cambiamenti della società e attenendosi a festività e avvenimenti della realtà. Oltre a raccontare degli intrighi amorosi dei personaggi, si rifà all'attualità affrontando temi sociali complessi. I protagonisti della serie sono riusciti a fare breccia nel cuore degli appassionati, che ormai da anni non si perdono un appuntamento. Nel corso del tempo, il pubblico ha assistito all'uscita di scena di alcuni attori e all'ingresso di new entry dimostratesi in grado di guadagnarsi presto il loro affetto. È proprio il caso di un interprete che, in questi giorni, ha fatto preoccupare tanto i followers apparendo decisamente scossa in un video condiviso su TikTok. L'attrice di Un posto al sole si sfoga sui social: "Mi fai spaventare, cosa è successo?" Daniela Ioia non ha potuto fare a meno di condividere quanto le è accaduto con i fan. L'attrice, da sempre un amante dell'attività fisica, stava facendo jogging come di sua consuetudine quando si è resa conto che un'auto la stava seguendo. L'interprete di Rosa Picariello in Un posto al sole ha raccontato che, durante il suo allenamento serale, un uomo ha iniziato a pedinarla. Lei, in quel momento, era concentrata sulla corsa e aveva le cuffie, che le hanno impedito di sentire cosa le stesse dicendo. Probabilmente, si trattava di una persona che deve averla riconosciuta. Ciò non toglie il fatto che l'attrice abbia provato un certo timore: "Mi dispiace, ma a volte ci vuole anche un po' di buonsenso", sono state le sue parole. "Se vedi che mi sto allenando, non mi pedinare. Mi fai spaventare. Mi sono sentita seguita da quest'auto e quindi ho risposto male", ha proseguito Ioia scusandosi per la sua reazione. L'attrice, che il pubblico ha visto anche indossare i panni della madre di Silvia in Mare Fuori, si è rivolta ai fan con un appello per loro. "Quando vado a correre lo faccio per staccare la spina, distrarmi dai miei pensieri, e quindi ascolto musica", ha spiegato. "Proprio per questo, quando mi sono accorta di essere seguita, sono saltata". L'interprete ha ammesso di non essere riuscita nemmeno a portare a termine la sessione di jogging. "Mi sono fermata prima", ha dichiarato. "Lo spavento deve averla fatta particolarmente agitare, ed è proprio per tale motivo che Daniela Ioia ha voluto condividere ciò che le è successo, nella speranza che episodi del genere non si ripetano".